Cari amici lettori di Samurai, oggi la biblioteca si sviluppa con un personaggio importante che ha fatto un po' la storia sia della rivista Samurai che soprattutto del fratellino Banzai, nato un paio d'anni dopo Samurai. Banzai, già il nome, non piaceva molto al maestro Shin perché parlava dei Banzai giapponesi, mille anni per l'imperatore, e ricordava problemi del passato bellico. Era nato così, un trimestrale un po' particolare che doveva rivolgersi ai giovanissimi, non ai giovani, giovanissimi. Tanto è vero che avevamo creato il famoso Club del Drago Bruce Lee. E aveva trovato talmente favore nei lettori che a un certo punto dal trimestrale è diventato bimestrale e poi addirittura mensile. Passando al mensile abbiamo fatto anche delle scelte operative per quanto riguardava il discorso delle tematiche. Samurai si occupava della tradizione, diciamo, più vicina al Budo, e Banzai si occupava più vicino al discorso del Kung Fu e delle arti varie. Che coordinava Banzai era il maestro Claudio Regoli, che è qui con me, che oggi porta avanti la biblioteca di Samurai con la recensione dei vari libri, in un modo veramente importante, puntuale e preciso. Abbiamo avuto anche delle valutazioni sul suo modo di valutare i libri, questo mi sembra normale. Se dicessimo che tutto è bello, tutto è bravo, nessuno va in edicola ad acquistare Samurai. Dobbiamo trovare la cavia di ogni mese, questo è il concetto. Quindi io vi passerei Claudio, che parla un po' della sua fantasia, cosa pensava di Banzai. Perché oltre alla fantasia, Claudio è stato un eclettico praticante, il judo, il jiu-jitsu, gare di kickboxing, l'eye contact, cioè Claudio ha fatto di tutto, ma non in senso teorico come molti dicono, in senso pratico, si è messo alla berlina. E quindi il nostro rispetto, io parlo di Cesare Barioli, parlo di Ennio Fassoni e del sottoscritto, è sempre stato grande per Claudio, per la sua vivacità. Noi stessi non siamo stati capaci a fare le cose che ha fatto lui e noi dobbiamo dare atto di questa cosa. Quindi io lascerei la parola completamente a Claudio e mi permetterò di bloccarti, eccetera, ma senza, vai pure tranquillo, spiega il perché è importante la rubrica dei libri, perché come dicono i giapponesi, se noi non leggiamo, la cultura e la tecnica camminano assieme, quindi la prima parola però è cultura, boom boom, quindi bisogna portare avanti questa cosa. Bene Claudio, a te. Allora, cominciamo con Banzai. Banzai è stata una sfida perché nonostante la figura di me che ha tracciato Spartaco, io sono molto più tradizionalista di quello che può apparire sia nella vita che nelle arti marziali. Devo la mia esperienza delle arti marziali soprattutto è cominciata con una storia di famiglia. Noi, essendo stati militari e sacerdoti, io sono stato educato come un futuro guerriero. Quindi ho imparato ad andare a cavallo, tirare di scherma, tirare a segno. Mancava la lotta a mani nude. All'epoca c'era lotta greco-romana, lotta libera e pugilato. Non mi piaceva nessuna delle tre. Si sentiva parlare del jiu-jitsu e quindi ho cominciato a fare judo, prima a Cortina, poi a Milano. Poi è stato un momento pregnante il mio incontro con Cesare Barioli, che è un'amicizia che è durata per sempre e
nella mia giovinezza Cesare è stato amico, educatore, compagno, è stata una persona veramente importante. Cesare significa il Busen. Il Busen, questo meraviglioso vecchio teatro trasformato in palestra, era un fulcro di ricerca, di sperimentazione, sia dal punto di vista delle arti marziali che culturale. Il primo Shatsu è venuto al Busen, il primo Kung Fu è venuto al Busen. Al Busen sono venuti Karate, Aikido, poi Kendo e Iaido. Dato che io sono sempre stato piuttosto eclettico, Cesare mi aveva demandato a dare un'occhiata a questi corsi. E quindi io mi sono appassionato al Kendo, al Busen, ricorderò, sono stati organizzati i primi esami di Dan in Italia dopo la guerra. E quindi sia io che Guareschi che altri, Giuliani e altri, abbiamo preso il primo Dan. Oggigiorno, che sono vecchietto, il combattere a mani nude non fa più tanto per me, nel senso che se io combatto nel judo, che pure ho fatto per 30 anni, con un ragazzotto che fa le gare, magari riesco a tirarlo a terra, però io ci metto 2 giorni per rimettermi insieme e lui dopo 5 minuti è lì che salta e balla. Mentre questo con le armi non succede. In Giappone mi è successo anche ultimamente di combattere con dei terzi e quarti dan universitari che fanno le competizioni, che sono così veloci che il loro allenatore gli dice: quando fai kote devi farlo un po' più piano perché sennò l'arbitro non vede. Grazie alla mia, al senso dell'attacco e al mio tempo e alla mia distanza, loro rallentano oppure cercano di colpirmi, vanno a vuoto e rimangono lì bloccati. E quindi oggigiorno mi occupo soprattutto di arti armate, soprattutto di spada, sia occidentale che orientale, ma soprattutto orientale. I libri sono sempre stata una parte importante, perché ancora nei tempi, negli anni 60, in cui i manuali di istruzione erano rari e molto distanziati l'una con l'altra, si vendevano nelle stazioni grazie a delle case editrici sperimentali e De Vecchi, Mediterranea, e quindi ho cominciato a scrivere dei manuali, pur sapendo che non si può imparare attraverso un libro, ma un libro può essere un grande aiuto, un memento, un recupero, un appoggio al lavoro della palestra. I tempi sono molto cambiati, anche la nostra conoscenza è molto evoluta. Abbiamo scoperto gli stili antichi giapponesi che negli anni 60 e 70 si pensavano finiti, in realtà erano lì, ma erano riservati ai giapponesi. Entrare in uno stile antico ancora oggi è abbastanza diverso dal cosiddetto Gendai Budo, che cioè judo, karate, aikido, eccetera, Budo moderno. Il Budo antico ha una mentalità antica, cerca delle cose che forse non sono più attuali. Ma il motivo per cui il Budo si è mantenuto è sempre lo stesso dell'epoca Meiji. Nell'epoca Meiji l'imperatore ha sciolto la classe samurai. Niente più spade, niente più codino, soprattutto niente più stipendi di cocco di riso, niente feudi, tutti uguali. Il Giappone a quell'epoca aveva dei seri problemi di carestia, di fame, di povertà. Hanno
deciso, dice: no, non vi diamo da mangiare, però oggi potete fare le stesse cose che una volta facevano i samurai. Perché l'hanno fatto? Perché hanno scoperto che chi aveva avuto un'educazione nelle arti marziali era una persona più equilibrata in genere e soprattutto sapeva prendere delle decisioni e prendersi le sue responsabilità, cosa che è sempre stata per il popolo giapponese estremamente difficile. Quindi, riassumendo, hanno scoperto che l'arte marziale produceva dei cittadini migliori. E questo è stato uno dei motivi per cui è stato appoggiato il judo di Jigoro Kano, che si attaccava a un filone olimpico moderno. Jigoro Kano è stato soprattutto un educatore. Che giuda educazione più che Il judo dal suo punto di vista comincia nella palestra, ma poi continua nella vita di tutti i giorni nella comunità. Gli stili antichi non hanno questo, sono rimasti più rozzi, ma offrono un aspetto di studio affascinante, proprio perché sono dei dinosauri. Non si può mettere in dubbio il maestro, bisogna rendersi conto che non si è nulla, non bisogna chiedere nulla alla scuola, ma è la scuola che deve pretendere da noi. Tutto questo rappresenta un tuffo nel passato affascinante. I libri di oggi sono ben diversi dai libri dei primi tempi che facevamo Falsoni, Basile, Barioli, io e altri, Shinde Wong, Shirai, e poi Fugazza, Montanai, Capuana, e poi i maestri dell'Aikido, Granone e altri. I libri di oggi sono più documentati, più interessanti, scritti molto da gente che correntemente legge il giapponese antico, che neanche i giapponesi riescono tanto a leggere con facilità, e si sono riscoperte delle cose che si credevano perdute, se ne sono approfondite delle altre, e oggigiorno ci sono una miriade di libri interessanti, non solo di autori stranieri, anche molto di autori stranieri, ma anche gli italiani sono in grado di scrivere dei libri estremamente interessanti. Purtroppo avviene questa grande dicotomia. L'arte marziale è mens sana in corpore sano. Il corpore sano conta moltissimo. La sola cultura intellettuale che noi siamo abituati per la nostra civiltà a coltivare non basta. Non basta capire con la mente. Bisogna sperimentare col corpo e capire col corpo. Il corpo ha una sua intelligenza più veloce del cervello, ha un apprendimento più lento di quello del cervello e quindi queste due disparità creano delle differenze. Voi non potete pensare di andare in bicicletta col cervello, il cervello è troppo lento, non si può fare un duello di spada col cervello, il cervello è troppo lento. Ben lo sanno gli schermidori occidentali che sono abituati a caricare il grilletto. Quando vedono la debolezza dell'avversario, caricano l'azione successiva in un lato del cervello e aspettano che esca spontaneamente, perché farlo
con impulso, ragionamento e intenzione è troppo lento. Quindi nell'arte marziale noi dobbiamo istruire il corpo a capire il movimento, e uno dei vantaggi del corpo è che di solito quando ha imparato qualcosa lentamente e con un sacco di fatica non dimenticherà mai. Sì, posso interromperti, Claudio? È vero, oggi, oggi abbiamo una grande varietà di libri rispetto a una volta, sicuramente, ma è come se vogliamo avere in casa la Treccani e andare su Google come concetto. Anche i libri devono avere una loro formazione. Tutti scrivono oggi di lì, tutti scrivono più o meno, ripetono le stesse cose, magari migliorate, perfezionate, ma non c'è una ricerca vera e propria delle cose che tu hai detto. Un mio grande maestro come scrittore, che si chiamava Francesco Sabasardi, mi aveva spiegato fin dall'inizio che i libri li scrivono due tipi di persone: quelli che conoscono l'argomento e quelli che sanno come si scrivono i libri. Io sono sempre stato un misto fra i due, come tutte le tue cose. E quindi oggigiorno è interessante avere una rubrica di libri per fare una cernita. Se noi guardiamo la quantità di libri che si pubblicano nella sola Italia e la quantità di resi che in certi grandi magazzini in Italia sono lì a prendere i funghi, ci spaventiamo. Eppure è più attraente per un editore pubblicare un libro nuovo che rieditare un libro già collaudato. Anche se oggigiorno ci sono delle operazioni tipo le ritraduzioni di libri famosi. In certi casi mi viene in mente Cent'anni di solitudine, un'operazione assolutamente fallimentare, perché era affascinante anche il tipo di linguaggio in cui i traduttori, che di solito sono persone straordinarie, era riuscito a rendere. Io mi chiedo quanto bravi debbano essere i traduttori di Montalbano nei vari paesi. Di questo argomento, ricordo un libro, mio padre mi regalò un libro molto interessante, di edizione intorno agli anni 50, scritto in italiano molto difficile, Dall'acqua imperiale alla bandiera rossa, di Krasnov, la famiglia Krasnov, cioè i grandi cosacchi, no, l'armata cosacca stava nel Friuli da noi, quindi l'armata cosacca, Krasnov viene tradito dagli inglesi e Stalin lo fa impiccare, ma prima fa un discorso veramente da samurai. Cioè, il concetto che di questo libro, due cose ho cercato di valutare: che il generale comandante era Ataman e per i giapponesi Atamoto. Quindi mi sono da ragazzino immaginato che ci fosse un legame tra i cosacchi e il filone dei samurai. Un libro difficile, non è stato più ripreso, difficile da leggere, un italiano veramente difficile, l'italiano degli anni 50. Come quello che tu hai detto è vero, oggi la gente sa scrivere molto meglio, però a mio modesto parere non penetra nell'argomento, lo inizia, lo lascia e poi passa ad un altro argomento. È come la pratica, tutti vorrebbero da cintura bianca a cintura nera nella prima settimana e poi salire di grado, così intanto non cambia nulla. Succede, No, ma siamo d'accordo, appunto, ma è così anche nei libri, perché di solito nei libri scopriamo che abbiamo il loro maestro che era giapponese, era anziano e morto, non ha lasciato nessun documento, però lui è il capo della nuova scuola.
Ecco, più o meno questo è il ragionamento. A volte, altre volte hanno ricevuto l'illuminazione in una brughiera nel Galles, dove, attratti dal suono di un'arpa celtica, hanno trovato un vecchio pastore che gli ha spiegato i segreti della spada celtica, oppure altre cose del genere. Per carità, anche in certe scuole giapponesi l'ispirazione è venuta da dei fanciullini fatati che davano il rotolo dell'illuminazione, però questo avveniva molto tempo fa. Oggigiorno siamo più pragmatici e questa è una nuova sfida. Ciò nonostante, l'arte marziale si basa su uno dei fondamenti dello spirito umano, che è l'impulso che ha l'uomo o anche gli animali a sopravvivere. Per cui io sono abbastanza confidente del fatto che l'arte marziale, che si basa sulla sopravvivenza, sopravviverà ancora abbastanza a lungo. Sopravviveremo anche noi. Sperando, anche se ci sono dei problemi, perché oggigiorno uno studente a tempo pieno è molto difficile che esista, sia in Cina che in Giappone che negli Stati Uniti. In Cina hanno fatto un grosso lavoro di recupero con, da una parte, gli istituti ginnici della cultura e con l'altra con questa splendida invenzione dei monaci di Stato del monastero di Shaolin, che, ricordiamolo, è stato al suo inizio sovvenzionato dai giapponesi. Io sono andato al monastero di Shaolin, a Shaolin San, negli anni 70, 72-73. Mi guardavano, erano i tempi in cui in Cina se passeggiavi ti guardavano e poi ti parlavano in cinese, perché non immaginavano tanto che tu potessi essere straniero. Mi è costato $450 americani andare a Shaolin, perché ci sono dovuto andare in taxi, 300 km in taxi, non c'era niente. E arrivati lì non c'era niente. Quattro ruderi e hanno detto che sì, forse c'era qualche monaco che si nascondeva, ma non sapevano. Sono tornato dopo 4 o 5 anni, c'erano dei monaci, due o tre, vecchi scemi, con tutta la bontà che avevano questi pittoreschi personaggi, che ti raccontavano delle storielle che tu leggevi sui romanzi da ragazzini. 5 anni dopo era tutto cambiato. E oggi è un business incredibile. È un grosso business. E quando stava ricominciando, io ho trovato lì un professore di ginnastica che avevo intervistato a Shanghai in un viaggio precedente, rasato e monacizzato. E gli ho chiesto: ma hai avuto, come mai? E dice: già fa per campà. E da allora comunque funziona, perché a un livello più esoterico gli studi sono seri. Poi sono dubbi, oggigiorno in realtà, tant'è vero che quando ero a Pechino per le Olimpiadi del 2004 ci portarono anche a Shaolin ed era veramente organizzato in un modo incredibile, super organizzato, super atleti, non monaci ma super atleti, facevano cose veramente strabilianti. Questo vuol dire che da una parte c'era l'apertura della università confuciana, quella vecchia e quella nuova, e dall'altra parte c'era Shaolin, cioè come i cinesi avevano capito come colpire gli occidentali. Comunque sia Tamo Hung che Jackie Chan vengono dalla vecchia opera di Pechino, che anche quella preparava atleticamente
a fare questi combattimenti di scena, ma li preparava con una serietà mostruosa. Dita Juvat, no, come concetto, 10.000 volte. Bene, se no, Claudia, hai qualcos'altro da aggiungere? Leggete. Sì, e soprattutto non dimenticate che al 10 del mese Samurai in edicola. Questa è una cosa estremamente importante, non vorrei dire, fa parte della tradizione. Quindi 44 anni e 5 mesi, quindi vuol dire che nonostante il coronavirus ci siamo sempre. Quindi ringraziamo Claudio Regoli, anzi il maestro dotto Claudio Regoli, da famiglia, come ha detto lui, cavalleresca, nonché molto religiosa, si dice così, giusto? Un colpo alla botte, uno al cerchio, e a presto su questa linea che ogni mese, ogni settimana forse, Claudio vi presenterà nuovi libri sia sulla carta stampata che in video. Grazie ancora, buon samurai a tutti.